Tutto quello che oggi abbiamo, la terra, le nazioni, la nostra stessa città, sono sempre più un patrimonio fatto e disfatto a nostro piacimento. Un uomo del passato, amante della natura e pittore quale De Vlaminck, lo aveva capito e dalla sua grande sensibilità ci ha lasciato parole toccanti e significative come queste, tratte dal suo bellissimo testamento. Oggi ho 80 anni, la vita è breve, eppure mi stupisce poter guardare ancora il cielo ed essere sfuggito ai mille infortuni che minacciano qua giù la vita di ogni creatura. Mi stupisce aver saputo resistere finora alla barbarie scientifica della specie umana civilizzata e non essere da tempo sei piedi sottoterra. Ai giovani pittori lascio in eredità tutti i fiori dei campi, le rive dei ruscelli, le nubi bianche e nere che passano sulle pianure, i fiumi, i boschi, i grandi alberi, le colline, la strada, i villaggi che l'inverno copre di neve, tutte le distese d'erba con la loro meravigliosa fioritura e anche gli uccelli, le farfalle. Queste ricchezze inestimabili che ogni stagione vede rinascere, fiorire, palpitare, queste ricchezze che sono la luce e l'ombra, il colore del cielo, dell'acqua, non dobbiamo forse ricordarci a volte che sono un nostro prezioso patrimonio, ispiratore di capolavori, tesoro comune sul quale il fisco perde i suoi diritti e che può essere lasciato in eredità senza scomodare un notaio da un vecchio pittore. Di tutto questo abbiamo goduto abbastanza? L'avete ammirato abbastanza?